Oggi parleremo di migranti, gli ultimi degli ultimi che, come sempre, vengono trattati peggio degli altri, perché gli ultimi vengono sempre trattati male. Ieri abbiamo fatto la figuraccia mondiale su tutto il globo terracqueo, siamo riusciti a portare 16 disgraziati in Albania, per fortuna ancora abbiamo dei tribunali che funzionano, e poi li abbiamo riportati in Italia. Queste persone erano due minori, due vulnerabili cioè malati e 12 disgraziati che dal Bangladesh sono venuti qua via mare, oltre che la camminata che sono fatti per migliaia di chilometri, banalmente perché non avevano un passaporto. Ora noi con il 5-6% dei migranti che vengono via mare, perché non hanno nulla, non hanno nemmeno il passaporto, sfuggono da guerra, da miseria, da fame. Noi siamo capaci, l'Italia è capace oggi, l'Italia non lo è mai stato, di arrestarle e di metterle nei CIE, nei centri di identificazione ed espulsione, invece di portarle in un CDA, che è un centro d'accoglienza. Noi italiani siamo questo. Poi quando dico gli italiani, io sono calabrese e me ne vanto. Cosa vuol dire essere italiani? Chi erano i nostri genitori? Erano nordici, erano africani, erano i bruzi del posto. Che vuol dire l'etnia? Noi facciamo la guerra contro l'etnia. Sostituzione etnica, di che cosa? L'uomo è sulla terra da sempre, i confini sono artificiali. Ora, perché poi ce la prendiamo sempre con i disgraziati? La Meloni non ha altro da fare, perché non se la prende con chi c'ha la forza? È facile farsi la politica sulla pelle dei migranti, molto facile.